Presa scialba col solito Napoli degli ultimi secondi tempi. Qui Calaiò supera il portiere ma non trova soluzioni utili alla finalizzazione vincente. Un'immagine per testimoniare che anche altri 45 minuti di gioco ci sono stati. Col punto, piccolo passo avanti verso la B di un piccolo Napoli, ma per ora può andare bene così. Però Di Masi e sventa il pericolo per la sua squadra. Non c'è neanche il tempo di segnare sul taccuino questa azione che, vedete un po', Chaib supera in velocità Parisi, si presenta davanti a Marocco e lo trafigge con questo diagonale. Ed è un gran gol da parte di questo attaccante franco-algerino, 21 anni, importato, tra virgolette, dal Genoa, è passato poi alla San Giovannese, cambia piede e infila Marocco con grande sicurezza. Grande velocità anche da parte del numero 11. Deve essere sfruttato meglio. Al 13° minuto, attenzione al contropiede del Giulianova. L'errore di Ponzo, parte in contropiede Chaib, vedete, velocissimo, non riesce a frenare la corsa, prima Grieco e poi Maschio, il tocco al centro per Puddu che ha un controllo molto felice, il tiro è... Poi l'apertura con Villa che anticipa Berami, Chaib va via al proprio giocatore, molto bene Chaib sulla fascia, si ferma, prova ad andare in mezzo via due, supera due avversari, il numero di Chaib, c'era il fallo per la formazione rosso-blu, applausi per Chaib. E si esalta anche la gradinata. Forse il fallo avrebbe aiutato il Genoa, ma Chaib si è reso veramente pericoloso sulla fascia. Ma no, poi in effetti sono quei colpi che aiutano il pubblico, aiutano tutti a credere nella possibilità di fare risultato. Ci vuole anche un po' di spregiudicatezza nelle cose. Sono sempre cose fatte a tavolino, è difficile che si possa creare la situazione giusta per fare gol. Il tatticismo è perfetto, però secondo me è anche il colpo di genio, la cosa imprevista che ti risolve la partita. Ora la respinta da Dair, la palla recuperata da Ghia, mezzo due avversari, alla meglio c'è Chaib in buona posizione, viene servito in questo momento, insegue il pallone Chaib, lo controlla con la testa, si ferma di fronte a sé Galeotto, preferisce la manovra avvolgente, mette in mezzo, corner, lascia questa volta che la sfera esca. E dunque va a giocarsi il corner del primo. Aldair, Chaib, in mezzo a due, se ne va, Chaib, limite dell'area di rigore laterale, mette in mezzo, interviene Bianco a respingere.